Allora, siamo con il sindaco Francesco Massomauro all'indomani di un risultato che anche lui ritiene importante, come anche tutta la cittadinanza, perché riguarda la possibilità di dare una sistemazione ad un organismo che tutela il territorio, soprattutto nelle situazioni difficili, e cioè il centro dell'operazione civile, la protezione civile. Alla Casa Cantoniere, finalmente, un discorso che durava da tempo e che è arrivato a conclusione, così? Sì, è così. Ho lavorato tanto a questo cimento, troppe polemiche, Francesco, perché gli obiettivi si raggiungono con dedizione, lavoro, rispettando le regole, trovando le soluzioni giuridiche. Ringrazio l'ANAS, ma soprattutto il risultato qual è? Che abbiamo condiviso la convenzione che ci consentirà come comune di Giulianova di avere per 15 anni la casa cantoniera ubicata sulla statale 16, 100 metri quadri abitabili più 500 metri quadri di parcheggio, di area pertinenziale, con i magazzini e tutto, dove ubicheremo il centro operativo comunale di protezione civile. Voglio ricordare che il sindaco della città, quindi in questo caso di Giulianova, è il capo della protezione civile. Dobbiamo approfittare per questa intervista un secondo proprio della presenza del sindaco Mastromauro perché cominciano ad affiorare le prime candidature e gli chiediamo se lui pensa di candidarsi, cioè di rispondere alle richieste del partito di essere disponibile a farlo. Intanto, guarda, diciamo che io non mi sono mai candidato a nulla. Come tu sai, mi hanno sempre chiesto la disponibilità e io ringrazio di questo. La mia comunità politica, alla quale attualmente appartengo ormai da un anno, quindi articolo 1, adesso liberi uguali in sede elettorale, è notorio che mi ha chiesto la disponibilità, io non sono onorato, io ho dato la mia disponibilità, continuerò a darlo oggi e in futuro, perché credo che bisogna lavorare, come io credo, per dare una nuova immagine alla politica. Io sono un uomo di sinistra, credo in questo progetto, quindi se serve il mio impegno, nel momento in cui sarà opportuno, io lo darò oggi o domani.